Ecco, c'è il bottone di Moser, che è un celluloide, legato al Papa Clemente XIV. Papa Clemente XIV, questi giorni, con l'elezione di Papa Francesco, è stato nominato in tutto il mondo come colui che aveva abolito la congregazione dei Gesuiti, di cui fa parte, il Papa Francesco, no? Però il nostro Papa è stato un grande riformatore, perché lui ha abolito il decreto che vietava alle donne di recitare il teatro, ha premiato Mozart con lo Speron d'oro perché ha scritto a memoria la musica del Miserere solo per averla sentita nella Cappella Sistina nel 1770, ha anche creato il museo Pio Clementini, raccogliendo le opere sparse per tutte le chiese, poi è morto, è stato inaugurato da Pio VI di Cesena, quindi ecco perché ha i due nomi. Però lui ha anche dato tanto lavoro a Canova, perché poi la sua tomba gliel'ha fatta proprio il Canova, che a fare questo monumentale funebre, questo monumento funebre ci ha messo 3 anni, e ha adoperato l'ultimo strumento di moda, che era il trapano a mano, che per 3 anni, spingendolo con le costole, si sono incrinate alcune costole che poi alla fine sono state la concausa della sua morte. Prima di dormire scriveva il sigaro